Ciao, siamo su evolution.it e questo è un ECS Liva. È il mini PC X86 più compatto al mondo, ha processore Beitrail, 2 GB di RAM e 32 GB di spazio interno saldati su scheda, ha un sacco di porte e soprattutto è compatibile con Windows e con Ubuntu. Questa è la prima parte della sua recensione dove vedremo il video unbox e l'assemblaggio, perché vi arriva in un formato kit, quindi bisogna montare alcuni componenti, installare le antenne e fare un po' di cose. Iniziamo! Questa è la confezione di ECS Liva, vi arriva in questa scatola qua, Batmini V1.0, Batmini è il nome della scheda che sta alla base di questo kit, molto carina, molto compatta e molto leggera. L'essere compatta è una buona notizia perché quando la ordinate dagli Stati Uniti pagate chiaramente anche l'ingombro e qui non c'è nulla che va sprecato. Lo apro, vediamo cosa c'è. Subito la spiegazione del nome Liva, che deriva da Living e Life, Liva, insomma Living e Viva. Questo cartonato che ci spiega cosa deriva, poi all'interno vedrete che ce ne sono altri riferimenti. Questa è la guida alla prima installazione, perché qua va tutto, insomma, diverse parti vanno assemblate, poi la vedremo. Il DVD con i driver, la prima parte del telaio in plastica, la seconda parte del telaio, poi abbiamo la schedina mini PCI Express, eccola qua, adesso l'apro subito così la vediamo, Wi-Fi N e Bluetooth da inserire all'interno dello slot che poi vediamo su scheda. Vedete quanto è piccola, c'è anche la vitina, come poi andremo a vedere. Questo è il manuale. Il manuale è solitamente una cosa da scartare, no? Ma qua è molto divertente perché, a parte che è di 54 pagine, alcune sono riservate al BIOS, quindi insomma poco interessanti, ma le prime vi spiegano proprio qual è la filosofia che sta dietro a questo mini PC kit. Ci sono un sacco di informazioni carine, tutta una spiegazione del nome, da dove arriva l'idea, da come è stata costruita la scheda, sono tutti i dettagli sui chip all'interno della scheda e c'è anche una parte, l'ho già vista online, c'è una parte che parla di Ubuntu, di come installare Ubuntu, di come recuperare i driver e via dicendo. Insomma, credo che sia uno dei pochi libretti no illustrativi dove si parla di un sistema operativo Linux. Ancora all'interno abbiamo le due antennine con la pasta qua da togliere, con la parte adesiva da togliere e collegare alla scheda, con le antennine esterna e i suoi minuscoli connettori. Questi non li apro, poi li vedremo più tardi. Questa è la vite per collegare la scheda mini PCI Express di cui vi parlavo prima. Il nostro alimentatore micro USB con spinotto, adesso è americano, ma io lo tolgo subito e ci metto quello europeo. Lo spinotto è di questo alimentatore micro USB perché la scheda si alimenta con una comune 5 volt. Questo è il motivo per cui magari l'avete vista nei video promozionali alimentata da una unità, una di quelle batterie esterne, no? Ecco qua, metto da parte e arrivo proprio alla parte che forse vi interessa di più, ovvero alla mia schedina. Questa è una Batmini, c'è un po' di spazio, guardate quanto è adorabile. Alla sul retro, nella parte che poi sta sul retro del telaio montato, abbiamo la Ethernet, USB 2.0, USB 3.0, HDMI, VGA e connettore micro USB per l'alimentazione. Su questo, che è il fronte, c'è il pulsantino di on-off e il jack combo per microfono e cuffie. Nella parte posteriore c'era la mia pila CMOS, il connettore, eccolo qua, mini PCI Express, un sacco di altri chip di cui parlerò poi nell'articolo, magari andate ad approfondire se vi interessano. Il dissipatore è ancorato sulla scheda dalla pasta termica, qua si vede chiaramente, io adesso non sto a smontarlo, ma ci sono queste due viti che, se tolte, vi permettono poi di vedere anche cosa c'è sotto. C'è la CPU Beitrail, il Celeron N2806, che è un dual core, l'abbiamo visto montato anche in alcuni netbook, se non sbaglio nel nuovo Flex 10, no? Il convertibile nuovo che è disponibile in Italia da un po' di tempo. Non è un mostro di potenza chiaramente, ma un TDP di 4.3 watt, per questo motivo può essere così fanless, chiaramente alimentata senza ventole. Io adesso faccio un po' di ordine qua e andiamo ad assemblare questa ECS Liva. Ok, per prima cosa inserisco la schedina Wi-Fi e Bluetooth all'interno del suo connettore. Eccola qua, e metto la vitina. E ok, poi appoggio un attimo la mia scheda, prendo il fondo del telaio e vado ad installare, anzi ad attaccare proprio le due antenne Wi-Fi. Questa è una, questa è l'altra. Le due antenne hanno fili diversi perché vanno in posizioni diverse, la lunga va qua e la
più corta va qua. Vedete, devo incollarle all'interno del mio telaio. Faccio lo stesso con l'altra, faccio un po' di pressione. Adesso prendo la mia scheda, faccio attenzione a far stare le antenne all'esterno, diciamo, del vano per contenere la scheda, in questo modo, vedete, le lascio qua al lato e incastro praticamente, faccio incastrare la scheda nel telaio. Qua a fianco c'è una piccola levettina, eccola qua, che permette di, con un incastro, ecco, che fa stare la scheda. Ecco qua. E adesso collego i fili dell'antenna seguendo i colori riportati qua sulla schedina, chiaro e scuro. Sono dei connettori che vanno a pressione, quindi bisogna semplicemente fare un po' di pressione e poi coprire con questo, no? Non so, questa guaina protettiva trasparente. Ed ecco qua i cavi delle mie due antennine collegate. Cerco di far stare un po' meglio questa protezione in gomma, cerco di far stare bene i due cavettini e poi prendo il fondo del mio ECS Liva, chiudo tutto semplicemente a pressione in questo modo. Ok, per adesso è tutto. Vi assicuro che questo ECS Liva è davvero adorabile. Tra l'altro ha un profumo come le cartucce del Mega Drive, ha quel profumo di plastica misto al petrolio che davvero ricorda quel tipo di plastica là, quel tipo di materiali là. Nella seconda parte della recensione farò dei test ai sistemi operativi, benchmark e cose varie. Cercherò più che altro di capire se può essere conveniente comprare un mini PC come questo oppure un Intel Nook, un Gigabyte Bricks, un Zotac Z-Box, magari la nuova serie C che è appena uscita, che costano forse un pochetto di più per essere completate, ma di contro hanno un pochetto più di porte e sono anche più potenti. Troverete tutto online tra pochi giorni su evolution.it.